Buongiorno a tutti, sono Verdiana Valagussa e sono una psicologa e psicoterapeuta e oggi vi parlerò del trasloco come evento di vita stressante. Traslocare, dal latino trans, oltre al di là, e locare, porre, collocare. Porre qualcosa in un altro luogo. Traslocare in italiano significa cambiare sede o abitazione, mentre con il termine trasloco ci riferiamo a tutte quelle operazioni di spostamento e sistemazione necessarie a tal fine. Trasloco e traslocare sembrano due termini molto specifici, eppure aprono un vasto orizzonte di significati personali. Perché questo? Perché il trasloco rappresenta un momento di svolta nella storia di vita di una persona. È come se si chiudesse un capitolo, una fase di vita, e si cominciasse a costruirne una nuova. Dunque, il trasloco è una sorta di turning point e implica dei cambiamenti e dei riadattamenti di una certa portata. Non per nulla esso è annoverato tra i principali eventi di vita stressanti anche all'interno della scala di Holmes e Rae. Holmes e Rae operano una gerarchia di eventi psicosociali che determinano una certa quota di stress nel ciclo di vita di una persona. Quindi, se siete alle prese con un trasloco o siete in procinto di affrontarne uno e vi sentite disorientati e a volte magari anche un po' sovrastati dalle emozioni, non vi preoccupate perché non siete né strani né soli, ma da quanto detto appare come a tutti gli effetti il trasloco sia proprio riconosciuto come un evento psicosociale molto frequente ma anche molto stressante. E ora andremo insieme a capire meglio il perché. Innanzitutto il trasloco implica la rinuncia alla vecchia abitazione. E la casa non è solo il posto che abitiamo, ma concorre anche in parte a definire la nostra identità. Rappresenta anche le mura all'interno delle quali ci rifugiamo dopo la giornata lavorativa o dopo la nostra quotidianità, proprio per recuperare le energie. Quindi è a tutti gli effetti un importante punto di riferimento. Nella nostra casa abbiamo dimestichezza con come sono poste le stanze, sappiamo dove trovare gli oggetti che possono servirci e tutto questo con il trasloco viene perso. Quindi dobbiamo adattarci, scoprire un nuovo luogo, ma soprattutto, prima di tutto, separarci, perdere un luogo conosciuto e sicuro. Come ogni perdita, quindi, il trasloco prevede un processo di riadattamento. Dobbiamo trovare all'interno della nuova abitazione dei nuovi equilibri. Tuttavia, non sono solo i punti di riferimento interni dell'abitazione che perdiamo, ma perdiamo anche dei riferimenti esterni. Siamo costretti a lasciare magari il quartiere o la città in cui abbiamo vissuto una parte importante della nostra vita, lasciare i negozi in cui facevamo shopping, le scuole in cui la mattina accompagnavamo i nostri figli, il parco in cui il sabato andavamo a correre. Quindi questo inevitabilmente comporta la scoperta di nuovi spazi e la costruzione all'interno di essi di una dimensione personale. Questo è inevitabilmente faticoso e stressante. Perché? Perché cambiando casa perdiamo le nostre abitudini, le nostre certezze, le nostre routine. Quindi si va verso un riadattamento globale. E si perdono delle importanti fonti di sicurezza. Da quanto detto appare già più chiaro come mai il trasloco abbia un forte impatto psicologico. Comporta infatti non soltanto una fatica organizzativa e fisica nelle varie operazioni, ma anche una fatica emotiva.
Questo è maggiormente vero quando il trasloco non è frutto tanto di una scelta personale sentita, ma in realtà diventa un obbligo. Quando è che il trasloco diventa un obbligo? Quando magari dobbiamo lasciare l'abitazione perché ci siamo separati dal coniuge, oppure quando ci viene imposto un cambiamento lavorativo non richiesto, un trasferimento. O quando a seguito di un lutto la casa che abitavamo con la persona amata diviene troppo grande e vuota e quindi abbiamo bisogno di spostarci in un'abitazione più piccola. O ancora quando con l'avanzare dell'età diventiamo meno indipendenti e abbiamo magari bisogno di avvicinarci ai figli. In questo caso le difficoltà, le problematiche e la fatica psicologica del trasloco diventano ancora più forti. Non stupisce infatti che durante il trasloco, ma soprattutto nelle fasi successive, le persone possano sperimentare un'importante sofferenza psicologica. Nel prossimo video andremo a vedere quali sono le emozioni che più frequentemente entrano in gioco e ci troviamo ad affrontare quando traslochiamo.